Senatrice Elena Fattori, il Movimento 5 Stelle viene spesso accusato di dire no a tutto. Questa volta Renzi propone un taglio delle tasse per i prossimi 5 anni, 50 miliardi. Siete d'accordo? Sarebbe molto bello, ma noi siamo abituati ai grandi annunci e a nessun fatto. Ha promesso di abolire l'IMU agricola, in realtà ieri stesso in Commissione bilancio al Senato è stato bocciato un emendamento che aveva proprio questo obiettivo. Quindi la consideriamo una chiacchiera da ombrellone. Non ci sono 45 miliardi per abolire le tasse e sarebbero addirittura 110 se consideriamo le clausole di salvaguardia. Aspettiamo le coperture, vediamo quali sono le coperture che propone. La nostra paura è che ci siano dei tagli pesanti alla sanità, come già annunciato, dei tagli lineari. E non vorremmo ripetere l'esperienza degli 80 euro che ha dato 80 euro agli impiegati per poi toglierli agli agricoltori con l'IMU agricola. Quindi il gioco delle tre carte non ci piace. Però secondo i calcoli della UIL si tratterebbe di risparmi tra i 300 e i 400 euro a famiglia ogni anno, è difficile dire di no, no? Assolutamente, se lui ci presenta un piano senza sacrifici per gli italiani, naturalmente noi ci saremo, ma diciamo che è poco credibile. Un altro argomento al centro dell'attenzione di questi giorni è quello delle unioni civili che fa tra l'altro nell'assemblea del PD. Renzi ha annunciato il cronoprogramma del governo, tutta una serie di riforme, tra cui anche le unioni civili. Poi è arrivata la sentenza della Corte di Strasburgo per i diritti umani che condanna l'Italia per non aver ancora regolato le unioni gay. Su questo provvedimento voi siete d'accordo? Assolutamente sì, noi siamo un movimento per cui nessuno deve rimanere indietro e tuteliamo i diritti di tutti. Non vediamo perché non dovrebbero essere tutelati anche quelle delle coppie omosessuali per quanto riguarda appunto il diritto alla reversibilità e l'assistenza ospedaliera. Sono norme civili di base, come ci ha detto d'altronde la Corte di giustizia europea. Noi ci saremo su questo. Renzi promette una legge entro l'anno, il ministro delle riforme Boschi conferma, però nel frattempo i centristi mettono dei paletti all'interno della stessa maggioranza, mettono dei paletti, chiedono numerosi cambiamenti. Insomma, secondo lei si riuscirà ad andare in porto con questa legge? Noi lo speriamo, non vogliamo che sia depauperata, vogliamo che sia una legge che veramente tutela i diritti delle coppie omosessuali e quindi speriamo che vada in porto. Poi delle battaglie interne della maggioranza noi ce ne curiamo molto poco. Però a volte voi per avere una legge ottimale dite di no alle soluzioni di compromesso. In questo caso, qual è la vostra posizione, il vostro indirizzo? Dovremmo vedere quali sono queste situazioni di compromesso, insomma, non mettiamo i puntini sulle i prima che ci siano le i, diciamo. Certo, ha ragione. Senta, le politiche europee, immigrazione e terrorismo internazionale sono ormai da settimane al centro dell'attenzione delle cronache. Sono stati rapiti degli italiani in Libia, c'è un allarme dell'ISIS sempre più vicino al nostro paese, c'è un allarme migranti con un accordo dell'Unione Europea che per alcuni non è soddisfacente per la redistribuzione di 35.000 migranti in Europa sui 200.000 circa sbarchi che sono stati previsti per quest'anno. A che punto è tutto questo stato dei fatti per lei? Allora, innanzitutto la soluzione individuata dall'Unione Europea non è assolutamente sufficiente. Oggi proprio il De Pinto in Commissione, il capo della sezione immigrazione della Polizia di Stato, ha detto che il governo dovrebbe uscire dalla situazione emergenziale. Quindi da un lato abbiamo un governo che agisce solo sull'emergenza anziché normare il diritto d'asilo, come noi abbiamo chiesto, presentando un disegno di legge in prima Commissione che risolverebbe molti dei problemi locali. Dopodiché c'è la questione europea, che in realtà questa Europa non agisce come un'Europa dei diritti, un'Europa della solidarietà, proponendo soluzioni del tutto irrisorie, 32.000 su 200.000 è niente. Va ridiscusso il regolamento di Dublino e vanno varate delle norme, tra cui il reciproco riconoscimento delle procedure d'asilo. Quindi diciamo forse Renzi dovrebbe acquistare credibilità e forza nel chiedere delle cose molto più tranchant all'Unione Europea su questo argomento. Non lo sta facendo, non lo sta facendo, noi vorremmo una maggiore pressione. Anche se il Presidente della Repubblica ha detto, Mattarella ha detto che comunque questo accordo dell'Unione Europea è un primo passo importante in ogni caso perché le democrazie hanno iniziato a ragionare insieme.
Beh, i primi passi importanti, se poi si prolungano troppo nel tempo e non trovano soluzioni vere, io trovo che siano più che altro delle pezze che si mettono per non perdere la faccia, poi in realtà le cose importanti non si stanno né chiedendo né facendo. Quindi noi siamo un pochino più incisivi rispetto all'Unione Europea per tanti motivi. Il Presidente del Consiglio ha proposto un tavolo comune tra partiti per combattere il terrorismo internazionale, siete d'accordo? E noi stiamo aspettando le specifiche di questo tavolo comune perché ad oggi non si sa che organismo sarà, quali poteri avrà e quali saranno le funzioni sia della maggioranza che dell'opposizione. Ovviamente ci saremo, se possiamo avere un ruolo importante ci saremo. Sempre a proposito delle politiche europee, lei si occupa di temi legati all'ambiente e all'alimentazione. In questi giorni al Senato si sta esaminando il TTIP, che è il Trattato per il Commercio e Investimenti, di cui sentiremo parlare sempre di più perché mi sembra il voto sia previsto con la fine dell'anno. Ci spiega esattamente di che si tratta? Perché se ne parla forse poco, però andrà a colpire la vita di tutti i giorni, lo dico bene? Assolutamente sì, è un trattato molto inquietante, è il trattato Transatlantic Trade and Investment Partnership, quindi il trattato per il commercio e per gli investimenti che coinvolgerà Unione Europea e Stati Uniti per una metà del PIL mondiale. Perché è inquietante? Perché di questo trattato non si sa nulla, dovrebbe armonizzare gli standard tra Stati Uniti e Unione Europea e questo per esempio va bene per le automobili. Ci importa se hanno gli stessi standard, le stesse frecce, gli stessi stop. Un pochino più difficile per quanto riguarda l'agroalimentare, perché negli Stati Uniti l'agroalimentare ha degli standard molto bassi e ha delle monoculture a basso prezzo, quindi in pericolo sono le nostre eccellenze agricole e la nostra agricoltura, che si prevede avrà un impatto drammatico dal TTIP, eppure nessuno ne parla. È ora che si parli di TTIP nelle televisioni nazionali. E quindi voi che cosa proponete? Noi proponiamo un rallentamento, eventualmente uno stop di questo trattato con un impatto, uno studio di impatto paese. Non esiste uno studio che ci dica in che modo questo trattato impatterà sull'agroalimentare italiano. Noi vogliamo i numeri, vogliamo degli studi seri, ci devono dire che cosa ci aspettiamo. Ricordiamoci che il trattato tra Marocco e Unione Europea ha distrutto gli agrumeti siciliani e non vogliamo ritrovarci con una distruzione totale dell'agricoltura italiana. Quindi cautela, informazione e uno studio di impatto prima di andare avanti.